Io non ho problemi a fare un contouring intensissimo, giorno, notte, i miei zigomi devono essere sempre stradefiniti, ma quando non ho tanto tempo ho la soluzione. Io ho già applicato la mia base, quindi ho messo un fondotinta. Mettendo il fondotinta però vado a cancellare praticamente tutti i volumi del mio volto, infatti sono piatta. Quindi, specialmente quando ho poco tempo, prendo una terra e vado a cercare lo zigomo, e dove c'è l'osso, praticamente proprio spennello così, molto velocemente. Posso fare anche la faccia a pesce, ogni tanto la faccio anche io, perché così vedo benissimo dove andare a mettere gli scuri. Poi un po' di blush e lo sfumo proprio bene sopra al contouring che ho applicato qui. Qui metto un po' di blush. Per un effetto glowy, però comunque delicato, uso uno stick illuminante e lo metto proprio qui, sopra agli zigomi. Un po' qui. E anche un po' sulle tempie. Con pochi semplici step e anche molto velocemente sono riuscita a riportare un po' di volume e struttura al mio volto. Non sarà il contouring di Kim Kardashian, però quando sono di corsa va benissimo così.